Una sola. Avete presente quando si dice ma cosa salvi? Una cosa sola salvi da questa serata, una sola. Il fatto che sia finita la stagione. Oh ragazzi, non ne potevo più, guarda, spengo anche la TV, non voglio... Oh, che senso di liberazione incredibile. Finalmente abbiamo messo via tutto. Archiviata. Non c'è più nessuna partita da giocare. Mi dispiace tanto che sia finita così questa stagione, ma non tanto perché sia finita nel senso di zero titoli e roba del genere, no, mi dispiace che sia finita così. Mi dispiace che sia finita dopo quella vittoria sul Venezia, il nulla, la sconfitta col Genoa, la sconfitta in Coppa Italia con l'Inter, il pareggio con la Lazio all'ultimo secondo, la sconfitta con la Fiorentina, proprio segno che non ce ne fregava niente. Mi dispiace vedere che tutti gli anni che poi raggiungiamo matematicamente il nostro obiettivo stagionale legato alla Serie A non si vinca mai niente, perché è stato così l'ultimo anno con Allegri, quando vinciamo lo scudetto proprio con la Fiorentina, l'ultimo scudetto di Allegri, poi abbiamo perse tutte. È stato così con Sarri, che dopo aver vinto lo scudetto con la Sampdoria le abbiamo perse tutte, le avevamo anche la testa magari al ritorno con il Lione. L'anno scorso con Pirlo non è stato così, ma perché la matematica tu l'hai raggiunta appunto l'ultima giornata. Allora a questo punto viene da dire, cerchiamo di raggiungerla sempre l'ultima giornata, la matematica, per i nostri obiettivi, perché sinceramente guardare queste partite non è bello. Non è bello vedere una squadra che va in campo con zero voglia, zero atteggiamento. Allora a un certo punto mi è anche venuto da dire, perché sto guardando questa partita quando potevo benissimo essere al bar a bermi una birra in tranquillità? Perché la partita di stasera è stata, al di là del fatto, completamente inutile, e qua non ci piove, lo sapevano tutti già da prima, quindi è inutile che adesso sono qua e potevo andarmi a bere una birra, sapevo che era inutile, però speravo almeno in un po' di orgoglio, speravo di esultare avere un gol, invece finiamo l'anno con zero gol segnati, con Dybala che non supera Baggio, con Vlahovic che non segna Firenze, non abbiamo nemmeno salutato bene Chiellini perché è uscito a fine primo tempo, gli ha neanche messo il turbante, abbiamo visto Pinsoglio, guarda, detto questo. Però ragazzi, la partita di oggi è stata terrificante, ripeto, sapevamo che era inutile, sapevamo che non contava niente, sapevamo tutto, però non ricordo un'occasione da gol pulita della Juventus, non ricordo un'occasione pericolosa della Juve, non ricordo un tiro in porta, ma banalmente non ricordo nemmeno un tiro fuori. Cioè oggi siamo veramente andati in campo con l'idea di far passare 90 minuti, e di questo mi dispiace, perché capisco che non ci sia più la convinzione mentale, la voglia di raggiungere un risultato, però dopo un'annata che dobbiamo esultare perché è finita, mi dispiace non vedere nemmeno quel pizzico di orgoglio nei confronti della squadra, nei confronti dei tifosi, perché alla fine è di questo che parliamo, ma nei confronti di loro stessi anche, cioè i giocatori che scendono in campo e non hanno nemmeno la voglia di portare a casa un risultato. Cioè almeno finisci stagione disastrosa cercando di aggiungere altri tre punti al tuo palmarès, cercare di avvicinare. Noi quando abbiamo provato addirittura ad entrare, no, neanche da dire proviamo nelle prime, non ce ne fregava niente, concludiamo la stagione, non so neanche, guarda, lo cerco in questo momento, classifica Serie A, non so neanche con quanti punti abbiamo concluso. 70. Ciao, che schifo, 70 punti in 38 partite, segnando 57 gol e subendone 37. Ma per darvi un'idea, Milan e Napoli hanno preso 31, l'Inter 32, quindi siamo anche una delle peggiori difese. Per darmi un'idea, Milan ha segnato 66, l'Inter 81, il Napoli 71, ne ha segnati 77 la Lazio. Veramente quest'anno non è andato niente, ed è da dimenticare, da abbandonare, da lasciar per strada. Non c'è nemmeno la gioia di poter dire la Juventus Under 23 è andata avanti, perché ha vinto sì 1-0 nei confronti del Padova, ma per via della classifica migliore all'interno della regular season di Serie C passano proprio i veneti, e quindi niente, nemmeno questa, cioè non abbiamo neanche questa possibilità di dire almeno i ragazzi, no, neanche i ragazzi. Bene Miretti, abbiamo come nota positiva il fatto che ancora sia partito Miretti dal primo minuto, però sì, mi sembra ancora un po' poco. Salutiamo Bernardeschi, salutiamo Chiellini, salutiamo Dybala, immagino che saluteremo, non so, anche Alessandro, Morata, Moise Kean, Artur, mi sembrano altri nomi di giocatori in partenza, vedremo se sarà davvero così oppure no. E niente, non mi viene in mente chissà che cos'altro dire stasera, forse sarà l'unico post partita in cui riuscirò a dire poco. Allora, nei prossimi giorni, vi dico subito che cosa accadrà nei prossimi giorni. Non usciranno le pagelle domani di questa partita, perché
Che pagelle devi fare? Ah, una buona cosa è che è tornato McKennie, anche questa devo dirla. Che pagelle devi fare? Di cosa potresti dire? Stasera veramente, ragazzi, cioè, mi viene a dire che forse il migliore in campo è stato Alexandro. Pensa a te, che roba. Le ultime partite in assoluto di giocatori, tipo l'ultima partita di Del Piero, che è stata la finale di Coppa Italia persa con Napoli, che è stata esattamente 10 anni fa e un giorno fa, brutta, questa bruttissima. Niente pagelle domani, però avrete già visto che sul canale è programmato il pagellone finale, che ho registrato prima di questa partita perché conosco i miei polli, sapevo già che era una partita inutile, che quindi l'avrebbero approcciata con il morale sotto i tacchi, e questa cosa mi dà oggettivamente fastidio, perché davvero in una stagione del genere ci meritavamo almeno di concludere bene, di concludere con orgoglio, di provare a mettere anche solo banalmente i bastoni tra le ruote alla Fiorentina per l'accesso alla Conference, invece proprio ce n'è fregato una fava. Dicevo, pagellone finale già registrato, già caricato, Premiere uscirà domani mattina alle 10.30, quindi ci ritroveremo a commentarlo domani insieme alle 10.30, perché finalmente possiamo mettere la parola fine a questa stagione. Uno degli ultimi contenuti che riguarderà la stagione in essere, l'ultimo in assoluto, sarà il vendiamo teniamo relativo agli attaccanti, e secondo me sarà abbastanza ciccioso, abbastanza corposo, proprio perché, come vi dicevo, secondo me lì davanti ci sarà una vera e propria rivoluzione, quindi ci appresteremo a salutare diversi giocatori, due li conosciamo già, Dybala e Bernardeschi, e chissà, Morata e Ken potrebbero essere anche loro all'ultima apparizione maglia Juve. Tra l'altro Ken e Rabiot erano diffidati, hanno preso il giallo, quindi saranno pure squalificati per la prima giornata di campionato dell'anno prossimo, qualora dovessero essere ancora giocatori della Juventus. Io non so che cos'altro dirvi se non partita brutta, bruttissima, dove veramente non abbiamo buttato neanche una goccia di sudore, un minimo di orgoglio, e vabbè, ribadisco, partita inutile, però sinceramente a me da tifoso dispiace sempre mettermi qua a guardare 90 minuti di partita senza avere neanche dall'altra parte un riscontro. Cioè, a me perdere fa sempre cagare, cioè, lo traduco proprio papale papale come vorrebbe uscire dalla mia bocca, è sempre brutto perdere, secondo me. E a me dà fastidio quando perdo le partitelle in allenamento quindi maggior ragione se giochi nella Juve, se sei la Juve, maggior ragione se vieni da un'annata del genere. Lo so che per tanti questo ragionamento, questo discorso sfocia direttamente nel sì, vabbè, ma Luca, ma cosa te ne frega della partita? Sono d'accordo, però per cercare di salvare almeno il salvabile minimo di faccia, proprio non si sta parlando di cose importanti, ma di faccia, mi sarebbe più, ma anche solo per rispetto nei confronti di chi è andato allo stadio tifando Juve, sapendo che anche Firenze è un posto strano dove andare a giocare, quindi mi sarebbe piaciuto vedere da parte della Juventus un po' più di voglia, un po' più di partita, perché stasera davvero non c'è stata partita, c'è stata solo la Fiorentina in campo, è stata una partita d'allenamento tra la Fiorentina e una Juve che non ci ha creduto, ma anche quando era sotto, cioè non c'è stato neanche mai un momento per dire vado a pareggiarla, no, niente. E vabbè, ragazzi, cosa vi devo dire, speriamo che questo sia il finale perfetto per una stagione terrificante, perché sia questo finale di stagione, quindi sta partita con la Fiorentina, che la sconfitta in Supercoppa con l'Inter mi sembrano davvero la descrizione di questa stagione. Brutta.